We are heard to present. Salve ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi ritorniamo con il 24esimo gameplay su Assassin's Creed Unity. Dopo una lunga pausa dovuto a un periodo di studio in cui ho avuto un esame, quindi ho dovuto studiare e quindi per necessità non ho potuto giocare. In particolare ho finito Far Cry perché in un giorno buca ho deciso di registrare Far Cry in quanto mi mancava un gameplay. E poi alla fine ho finito per finirlo. Ma oggi andremo a registrare Assassin's Creed Unity. Non conto di finirlo perché mancano ancora due sequenze, a meno che le sequenze non sono da un ricordo luna. Ne sei proprio sicuro? No, non proprio. Ma il marchese è alla convenzione nazionale con le Peltier. Magari sa qualcosa. Qual è l'esempio migliore della depravazione del vescovato? Sette suore che corrompono un prete lascivo o un benedettino ben dotato che sodomizza una capra di nome Pius? Per nulla al mondo risponderò mai a questa domanda. Bene, Arno, capra sia. Allora, che posso fare per te e per la tua bella amica? Louis-Michel Peltier, cosa puoi dirci su di lui? Ah, il caro Louis è passato dall'osteggiare la pena di morte a chiedere la testa del re in 2 anni. Dove lo troviamo? Purtroppo di rado, socializzo con i miei colleghi. Non capiscono perché non voglio decapitare gli innocenti. A proposito di innocenti... De Sade. Le Peltier... Sai, credo che ceni spesso in un caffè vicino al Palais Royal. Suppongo lo troverete là. Altrimenti, ritornerò. Davvero? Allora spero di sbagliarmi. No, non credo. Vino per il palazzo. Passa dal retro. Stavolta quelle finestre devono brillare. O il signor Le Peltier vorrà la mia testa. Sì, signora. Buongiorno, cittadino Le Peltier. Cittadino Tayenne. Cioè, Arno, ti sei posizionato su una cagata di piccione per osservare. Assassina Le Peltier. Esplora la zona, crea opportunità, succede. Uccisioni speciali 1. Finalmente. Quindi noi non sappiamo un cazzo di chi cazzo sia sto Le Peltier, tant'è che non mi ricordo nemmeno come cazzo è coinvolto, però noi lo andiamo a uccidere. Siamo ottimisti. Quindi che dobbiamo fare? Bruti, preda del furore, doppio assassino. Dato che ho sperimentato che praticamente i doppi assassini su sto gioco sono impossibili. Ma davvero impossibili. Ho verificato che è più facile farli dall'alto che non in altro modo. Uccidilo. Affanculo. Ok, allora vediamo un po'. Torna qui. Che ti uccido in fretta. Allora, lì ho visto... Oh, ci sono 2 persone che vogliono essere assassinate con un doppio assassino. Li vedo. Cristo! Che cazzo fa questo? Lì vedo un bel bruto. C'ho l'ame del furore? Oh, yes! Giusto per curiosità. No, non ho visto. Ok. Riuscirò a ucciderle? Ma certo che sì! E via il primo soffio assassino. Allora, io adesso direi che devo andare assolutamente
Sparisco! La velocità della luce. Qui! Ti svuoto il cranio, lo giuro! Stai zitto, cogliano, devo sparire io. Ok, allora devo andare a rendere furioso con il rincoglionito e poi me ne vado subito da sta zona. Ah, già che ti saccheggio, non so se magari mi dai qualcosa di buono. Inchiostro, certo. Allora. Ah, eccolo, ci c'è bello. Porco la merda! Non posso sbagliare, già ne ho poche. Preso. Che volta ti ho preso. Ok, vai. Ma io non vedo le opportunità, scusatemi. Dove sono le opportunità? Oh oh, un cecchino. Cecchino che vuole morire giovane, perché non lo sa che ci sono e ci muore. Allora. Beh, qui ci sono piccioni, quindi c'è. Esatto. No, di là ci sono altre due persone che richiedono la mia attentions. E c'è un altro bruto. Ma guarda che bello. Oh oh, cavallo, cazzola. Bruto diventa bello furuto. Furioso. E io mi lancio subito nel pagliaio. Facciamo lui. E visualizziamo un po'. Troppa gente sto vedendo. Vieni qui, stronzo! Che cazzo fa questo? Merda, quelli si sono alzati dalla panchina. Cos'è quel segno per terra? Ma che cazzo è che spara così? Ardente. Oh, un'opportunità vedo. Avvelenare i miei clienti? Questo vino è tagliato con sali di piombo. Un bicchiere e... Non so di cos'è. Faccio questo mestiere da 30 anni. Che cosa fai? Riconosco meglio un vino adulterato. Sono 50 libbre di vino queste qui. Che cosa posso farci? Potrebbe tornare utile. Beh, potete venderle come rimedio per i capezzoli irritati, perché io non ne comprerò una goccia. Che cazzo succede, scusatemi? Dove cazzo stavano quelli che parlavano? Spugnalateli! Picchiateli! Devono morire tutti quanti! Sono il male! Stai zitto, rincoglioni ancora! Fermatelo! Allora, quanto parlavi? Allora io devo cercare un doppio assassino. C'è uno dove farlo aereo? Sì. Eccolo, a posto. Allora adesso non mi resta che andare. No, da qua proprio non c'entro. Che andare dalle beltie. No, c'è un'altra opportunità. Aspetta, opportunità di infiltrazione. Vediamo un po'. Dov'è l'opportunità di infiltrazione? Ah, eccolo. Dai, ce la puoi fare, Arno, a salire, dai. Dai, Arno, ce la puoi fare a salire. Vale. Eccola. Ho visto bene. Dai, scendi. Scendi. Sì. Allora. Scusate signorina, il signor Le Pelletier si è lamentato dell'aria viziata. Potreste aprire la finestra? Ma che cosa dite? Il signore detesta gli spifferi. Corrompi. Capisco. Buona serata. Merda. LOL. Epic Io fail. Lo sporco dagli altri. Il signor Le Pelletier è molto spifferoso.
Ma se tipo ci trovo 10.000 dollari, no, è troppo più. Beh, quindi sti cazzi, non posso ammazzare. Quindi quello là che cazzo è? Io devo entrare qua dentro, quindi. Come cazzo entro? Oh, oh, vieni qui tu! Ti meriti una bella lezione! Allora, fatemi pensare un attimo. Allora, devo cercare una finestra, però da qua non vedo un cazzo, così subito sul tetto. Di quella merda, quante guardie, porco Giuda. Di che hai paura? Ho ucciso solo un centinaio di stronzi, come te. Guarda quanto, guarda, guarda, guarda. Aspetta, io di là avevo visto una finestra aperta, forse poi ci arrivo da quella porta. Sali, hanno velocemente, possibilmente. Cioè, non è chiedere troppo, eh? Bravo. Ok, 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 aspetta un attimo. Qui ci dovrebbe essere una finestra. Niente. Come cazzo ci arrivo a quello, guardia? È l'unico palazzo senza una finestra aperta. Eccola. C'è qualcuno? No, no, no. Guarda. Vieni qui! Ti schiaccio come una patata! Vabbè, ma questi qua che non muoiono con le lame fantasma, scusatemi, eh. Io vorrei capire però, eh. Cioè, che cazzo avete messo a fare se non le posso manco ammazzare con le lame fantasma? Le devo per forza mirare io? Almeno ridammela adesso. Allora io devo arrivare di là. Qui c'è un altro. Cioè qui così devi attirare le guardie in questo gioco. L'unico modo esistente per attirare le guardie. Dammi sta cazzata proprio. Eccolo. Cameriere. Olè. Il vostro miglior vino. Stasera festeggiamo la morte del tiranno. Subito, signore. David, una bottiglia di Chateau d'If. Svelto. Sei morto lì, Gaucho. Porca merda. Quindi la bottiglia qua. Se esco mi scoprono sicuro. Che cazzo gliela deve portare strano? Cosa no? Ma che diavolo? Ma porca. Io vorrei capire come deve morire quello, eh? Corri! Facciamoli tutti così. Guardie! Guardie! Ma porca merda, ma scusami, ma come cazzo devi morire, oh? Perché questo sta correndo come una persona? Non deve scappare! Perché stai correndo così lento? La rivoluzione non si ferma! Verrete travolti dalla sua forza! Ma vaffanculo, vai, le peltiere, vaffanculo. Cioè, mi metti il vino e nessuno glielo porta. Il re deve sembrare un criminale o un traditore. Solo allora, dopo averlo giustiziato come un delinquente,
sveleremo la grande verità di Shatmore. Svelate la verità che preferite, Gran Maestro. Io, però, agisco solo per la Francia. Avevate ragione. Re Luigi è in contatto con persone assai rosche. Cittadino Le Pelletier, i voti sono 360 a favore dell'esecuzione e 360 per la clemenza. Voi cosa votate? Esecuzione. Il mio voto è stato registrato, Gran Maestro. E? Il re morirà. Non avevo dubbi. Non vedo l'ora di assistere alla fine della tirannia. Vi riserverò un posto in prima fila. Un culo, ogni volta devi finire a merda, oh. Sì, io mi blocco. Quanto vorrei che potessi, cioè io non so se quello là poteva mai morire con quel veleno. Beh ragazzi, il video è fino a qua, abbiamo completato la missione anche se in modo proprioso, però che cazzo. Cioè non ci posso fare niente, cioè io ho piazzato il veleno là, quanto cazzo devo aspettare? E beh, ci vediamo al prossimo video e ciao ragazzi!